Nome: Sofia. Gabriele. Cognome: Balzani. Gentili. Soprannome: Sofix, Sofia, basta, Sofix. Gnabri. Quando sei nato? 17 marzo 2003. 10 dicembre 2001. Dove sei nato? A Forlì. Bologna. Ci ho dovuto pensare. Ci ho pensato. Hai fratelli o sorelle? Una sorella di 30 anni. Io ho due fratelli. Che lavoro fai? Allora, stadio, discoteche, alleno i bambini, gioco a calcio, l'università, social. Creatore di contenuti. Titolo di studio? E sono all'università, però attualmente diploma, quinta superiore. Diploma finanza e marketing. Tre aggettivi per definirti? Solare, positiva, estroversa. Altruista, bello, interessante. Tre aggettivi per definire l'altro? Simpatico, timido e forte a calcio. Altruista, bella e interessante. Cosa cambieresti di te stesso? Che sono tipo iperattiva. Io cambierei il colore dei capelli. Cosa cambieresti dell'altro? Il colore dei capelli. Io niente, perché è perfetta così. Fanculo. Si scherza. Prima cosa che hai pensato dell'altro? Ma ho pensato, perché sta aspettando da 40 minuti che io esca dallo spogliatoio? Non è detta così, tipo fuori, aspettando a calcio. È alta questa. Bevi alcolici? Poco. Poco. Sei religioso? No. Sì. Da 1 a 10, quanto contano soldi? 9. 8. Amici? 10. 8. Amore? 10. 7. Moda? 7. 8. I social? 8. 9. Qual è la tua canzone preferita? Le pagine della nostra vita. Milano Bologna. No. Qual è il tuo cibo preferito? Sempre detto le lasagne da piccola. Lasagne. Lasagna, scusate. Ti piace leggere? Sì. No. Chi è il tuo giocatore preferito? Claudio Marchisio. Lautaro. Come esulti quando fai gol? Non esulto, però se è S8, guarda. Così, o così, o così, o così. Ti danno detto l'alfabeto tutte le donne. Il tuo sogno nel cassetto? Intraprendere una carriera di successo che mi renda felice. Lavorare con l'Inter. Un ragazzo o una ragazza che trovi bellissimo? O bellissima? Thomas Brody Sangster, il mio amore da quando sono piccola. Margot Robbie. Bella. Cos'è per te l'altro? È una persona a cui tengo ora molto. È una persona che mi ha cambiato la vita. Hai mai rubato? Sì, da piccola, le carte dei Pokémon. Sì. Hai mai preso insufficienza a scuola? Sì. Hai voglia. Hai mai marinato la scuola? Può essere. No, mai. Hai mai fumato? No. No. Hai mai fatto a botte con qualcuno? No. Sì. Sì, sì. Hai mai fatto una cosa a tre? No. No. Hai mai mentito alla polizia? Sì. Sì. No. Sei mai stato in TV? Sì. Sì. Serie TV preferita? La regina degli scacchi. L'estate nei tuoi occhi. Oh, l'ho vista l'altro giorno. Guardiamola insieme. Guardi anime? Le guardavo alle medie un botto, li conosco tutti, ma ora non li guardo più perché non ho tempo. Li guardavo ovviamente Dragon Ball. Siete pro o contro le adozioni gay? Pro. Contro. La legalizzazione delle droghe leggere? Contro. Contro. La chirurgia estetica? Pro. Contro. La Terra è piatta? Oh. Ovvio. Contro. Sì. Siamo soli nell'universo? No, ci sono altre persone, sì. Entità. No, no. Come ti vedi tra 10 anni? Con una carriera, una famiglia e dei figli. Io mi vedo sposato con, non lo so,
Chi è il più bello tra i due? Lui. Allora, secondo me, oggettivamente, cioè, può essere, però siamo uguali a livello di estetica, nel senso, vabbè, secondo me, la mia teoria. Chi è il più simpatico? Lui. Io. Chi è il più disordinato? Io. Io. Chi è il più bravo in cucina? Io. Lei. Chi è il più responsabile? Lui. Forse, dai, anch'io. Sì, lei. E il più bipolare? Io. Lei. Imita l'altro per 10 secondi. Vabbè, basta fare così. Perfetto. I tamballetti. Belli. Che squadra tifi? Juve e Cesena. Inter. Qual è il tuo social preferito? No, Instagram. YouTube. Ti piacciono i bambini? Un botto. Ma le bambine, no, no. No, sì, dai, carini, quelli carini e cucciolosi, sì. Vorresti averne uno? Ovvio, due. Due maschi. No, un maschio e una femmina, grazie. Sì, dai, così insegno a giocare a calcio. Te al limone o te alla pesca? Pesca. Pesca. Cosa ne pensi di Fuse Gamer? Simpatico, che fa molto ridere ogni volta che parla. Mio fratello napoletano, Fuse. Andrea Fratino. Andre è... bello particolare, anche lui, però è una bella persona. Ah, no, particolare, mi ci trovo bene. Gilbert Nanà. Gilbert è mio marito, ovviamente, padre dei miei figli. Non posso immaginare la mia vita senza di lui. Sergio Cruz. Sergio è un grande, lo adoro, fortissimo. Sì, Sergio mi ha scritto molte volte, io non sapevo chi fosse, non lo cagavo, poi adesso abbiamo una bella amicizia. Of Samuel. Beh, Sam è un fratello. Ah, mio fratello nero. Pierino dei Pirla SV. Per è il migliore, quindi non si può dire niente. Mio fratello bianco. Chiara D'Ambrosio. Chiara invece è mia gemella bionda, se cosa posso pensare di lei? Mi manca. Ma l'ho vista due volte, dai, a calcio se la cava. Non come Sofia, però dai, ci sa fare. Jay Pata. Jay Pata è... non posso dire ancora mio fratello, però cioè, lui è, giuro, la persona, il personaggio più particolare che possiate incontrare per strada. Ah, diciamo, J-Pata. Io dico pazzo, però abbiamo legato molto quest'ultimo periodo e uscire con lui comunque è figo. Ringrazia qualcuno che ti è stato vicino. Mia mamma, ogni volta che le dico che vado a fare video, cose, mi appoggia. Sofia. Quanto vi volete bene a vicenda? 9 su 10. 9. Date un voto all'altro. 9. 9. Come vi siete conosciuti? Allora, racconti tu, racconto io. Tata. Allora, mi ha trovato a caso tipo su TikTok, penso, quando postavo dei balletti in montagna un po' particolari, quando facevo gli shooting per un'agenzia. E poi siamo seguiti su Instagram, abbiamo parlato, mi è venuto a vedere una partita, abbiamo perso ovviamente. Poi è tornato, si è rimasto in contatto e... E siamo qui. Quante volte gli hai dato palo a Gnabry? No. Nessuna. Allora, secondo me ufficialmente nessuna. Poi indirettamente. Forse, dai, può capitare. Te più forte, tu, Sofia o Gnabry a calcio? Modestamente. No, lui. Beh, non c'è paragone. Forse. Avete mai pensato una cosa sconcia su un vostro amico? Sì, può essere. Amica, sì. A che età avete perso la verginità? L'ho già detto, come il numero che ho tatuato qua, ma non per quello, però 17. Io non perdo mai. Pensate che in futuro il vostro rapporto si possa trasformare in una relazione? Ah, non lo è già? Ci sono vari tipi di relazioni, cioè relazioni... Amorosa. Relazione giocosa, relazione noiosa. Noiosa mai. Chi prende più pali dei due? Aspetta. Non io. Io. Palo no. Oggettivamente no. Io. Creerete un canale insieme? Addirittura. Io dico di no, però il futuro non lo decidiamo noi. Neanche Sofix. Preferiresti rimanere single ma poter giocare a calcio o fidanzato ma non giocare a calcio mai più? Io giuro rimanere single e giocare a calcio.
ora come ora, in futuro no, ora... Io fidanzato e non giocare più a calcio. Diventeresti interista per Gnabry? No, assolutamente no, ma ci mancherebbe. È già diventata. Quei colori, oh. La maglia dell'Inter, no, scusate. No. E tu Gnabry, diventeresti juventino per Sofix? Ma cos'è sta roba? No, cioè scusate, non voglio diventare un ladro, non voglio andare in calcio. Vi aspettavate che nascesse qualcosa tra di voi? In realtà no, per niente. Boh, io sì, però cioè dipende cosa. Avete mai visto i vostri idoli? No, non li ho mai incontrati. Allora, io sono stato nello stesso pullman con i miei cantanti preferiti, due, quindi... Chi sono? Era Drefgol e 13 Pietro. Vabbè, oh. Queste 13 Pietro mi sembra anche proprio come Rick e Morty. E stavano cantando, quindi è stato il top. Meglio il calcio femminile o calcio maschile? Calcio femminile... No, maschile, mi dispiace, ma... Allora, paragone. Io volevo interessarmi al calcio femminile, ma visto le sue partite mi sono allontanato. Vabbè, ma il nostro non conta, devi vedere quelle forti forti. Che ruolo giochi? Sono difensore centrale / centrocampista, dipende. Allora, io non so perché ho sempre giocato a sinistra e sono destro, quindi terzino / fascia sinistra. A che età ti piacerebbe avere figli? Ai 30, dai 30 in su, proprio subito. Fine 30, figli... Poi io 22, 23 e 91. Ah però. Come chiamereste vostro figlio? Io, mio figlio si chiamerà Romeo. E sarà biondo, con gli occhi non azzurri perché non ce l'ho. Wesley, in onore di Snyder. Bel nome. Il tuo prototipo di ragazzo o ragazza ideale? Alto, biondo, occhi azzurri, tatuato, calciatore. No dai, dipende. Però biondo. Allora, mora 1,70. Basta, occhi normali. Chi arriverà per primo ai 100.000 iscritti su YouTube? Ah, parte la sfida ufficiale. Secondo me è lei. Io sono una ragazza bionda che gioca a calcio. Simpatica, no, mi dispiace. Scusate, ma questa purtroppo ha più valore. Più... Dai, l'ovvio. Però vabbè, ci sta. Concorrenza che comunque va bene a tutte e due. Ma quindi siete fidanzati oppure no? Allora, no, non siamo fidanzati, non siamo mai stati fidanzati. Saremo fidanzati? Quello non si sa. E non siamo cugini. Esatto. Sì, però ho fatto un commento, diciamo, siamo cugini. Molta gente pensava non siamo né cugini né fidanzati. Né amici, no, amici, no. Amici. Siamo amichetti, però chi lo sa, sai, a volte gli amici diventano più che amici. Lo scopriremo nei prossimi episodi, cioè, comunque rimanete sintonizzati, dovete seguirci, perché, cioè, comunque è una commedia alla Beautiful, secondo me. Vale. Un saluto al pubblico da casa. Ma la cena insieme, ecco qua, i momenti migliori. Ebbene sì, è arrivato il grande giorno, la cena con Sofia al sushi. Mica male questo posto. Guarda dove ti ho portato. La sushi, finalmente. Come promesso, chiaro. Allora sarà tutto buono. Scusa, dovevamo essere io e te a cena? Ma yeah. Perché c'è sto qua? Perché lui deve riprendere le scene. Camera, scusa, te ne vai? Oh, ma ti togli? Grazie. Non è solo mia. Allora, signori, sono rimasti questi due pezzi. Uno di voi vuole mangiare Sofia. No, tu. Sasso, carta, forbice. Dispari. No, sasso, carta, forbice. Dispari. No. È bionda, scusate, ragazzi. È bionda. Ah, veloce. Sasso, carta, forbice. Fai io. Senti, la parola. No, hai ballato. Veloce. Ma veloce. Tutto in bocca, tutto in bocca. Mettili nel piatto. Ti imbocchiamo noi. Guarda. Oh, ma vuoi il dolce? Io voglio il dolce. Allora, stiamo scegliendo i dolci. Io prendo una spagnola. Ta. Perché è proprio la spagnola? Scusa, non ti piacciono i frutti di bosco? Perché la servi te? O no? Vabbè, facciamo mascarpone. Spagnola, non si molla. Sono spagnola. Sono inglese a palla. No. Ecco qua i dolci, anche se quello di Sofia arriverà dopo. No. O no? La banana split. No.
Ecco, ai dolci, mascarpone, cocco e... Ma la mia spagnola dov'è? La spagnola... Off-camera. Non si può riprendere. Ciao a tutti, grazie di aver visto il video fino qua. A presto, ci vedremo prossimamente. Ciao ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al suo canale perché qua dobbiamo arrivare ai 100.000 perché ci sarà una bella sorpresa. Eh sì, mamma mia. A 100.000 mi offre il viaggio, no. Olè. Però ci sarà una sorpresa, poi deciderà lei quale.